Come mai secondo lei il disegno di legge Zan è un pericolo per la libertà d'espressione? Allora, noi siamo favorevoli allo stop contro la legge contro l'omotransfobia. Riteniamo che ci siano già tutti i diritti, quindi ci auspichiamo che questa legge non venga mai approvata. Ecco, ma in che maniera c'è la possibilità di questa lesione? Per quale motivo è un pericolo questa legge? Perché va a minare i nostri principi. A quali principi si riferisce? Ai principi morali. Quali principi morali? Va bene così. Sostanzialmente è una proposta divisiva, confusiva, che non tutela le persone ma che risponde a una piattaforma ideologica, creando nuove fattispecie penali con un vizio di difetto di passatività della norma penale, con un grave pericolo per la libertà di persone, delle persone, della libertà di opinione delle persone e con una confusione a danno delle conquiste delle donne. Ecco, ma in che maniera potrebbe minare la libertà d'espressione delle persone? Si parla nel testo del disegno di legge di, diciamo, riconoscere una fattispecie specifica di reato nel caso ci sia istigazione alla violenza e un aggravante in tutti quei reati che siano motivati da discriminazione di tipo sull'orientamento sessuale o identità di genere. In che maniera questo mina la libertà dei cittadini come lei, come me, come tutti noi? Vede, nel momento in cui la fattispecie non è così tassativa come l'ha descritta lei, che sarebbe accettabile, ma nel momento in cui configura un'ipotesi che possa essere ritenuta idonea a costituire un'istigazione all'odio, che capisce che è una bella differenza. Assessore, stava andando in ufficio, l'abbiamo fermata la manifestazione. Cosa pensa lei del tema in questione? Il disegno di legge Zan lo ritiene un pericolo o lo ritiene un'iniziativa benemerita? Io ritengo che così come formulata può portare in sé degli elementi di grande criticità. Non credo ci siano necessità di leggi ad hoc, le leggi esistono, si possono inasprire le pene generali, gli esseri umani sono esseri umani a prescindere da qualsiasi colore, razza, orientamento, cose ad hoc, soprattutto con alcune parti poco chiare, possono teoricamente lasciare aperta la strada delle derive che possono essere pericolose per la libertà democratica. Quali sono a suo avviso gli aspetti poco chiari a cui si riferiva nel disegno di legge? Lascio una discrezionalità vaga e poco definita a tutta una serie di comportamenti, mi riferisco all'articolo 4 in particolare, che può essere abbastanza critico. Quello sull'istigazione all'odio, sui messaggi che possono istigare all'odio? Sono valutazioni personali, capisce? Poi si può lasciare aperto a livelli interpretativi e da una cosa magari pensata in buona fede nel futuro possono scaturire anche interpretazioni distorte. Non voglio dire che all'origine nasca così, però la legge deve essere sempre chiara e possibilmente meno interpretabile possibile. Ecco, un'ultima domanda. In molti hanno fatto un parallelo fra quelle che è la legislazione che regola le aggravanti e le fattispecie di reato che hanno a che fare con la discriminazione razziale rispetto a questo testo di legge. In buona sostanza dicono coloro che hanno fatto questa similitudine, questo parallelo, sostanzialmente andrà a funzionare, verrà estesa la tutela che viene riconosciuta alle minoranze di tipo etnico-razziale anche a minoranze di tipo minoranze che si riconoscono un orientamento sessuale differente o hanno differenti orientamenti con l'identità di genere. Per lei non funziona questo parallelo? Cosa c'è di diverso nelle due fattispecie? Cosa c'è di diverso nella necessità di tutelare due minoranze di questo tipo? Io non sono un giurista, quindi non mi addentro, sono un economista e lascio ai giuristi l'analisi tecnica. Dico solo che per me gli esseri umani sono tutti uguali, come dicevo prima, a prescindere da ogni orientamento, da ogni razza. Quindi va tutelato l'essere umano nella sua interezza e nella sua completezza. Se si vogliono mettere aggravanti, si mettano su un'aggressione a una persona, a un uomo, una donna che sia. Non vada a chiedere se uno è tifoso del Genoa o della Sampdoria. È un'aggressione e basta.